La corsa per la Casa Bianca è già infiammata, si sa, ma Donald Trump dà ufficialmente inizio alla campagna elettorale martedì 18 di giugno dalla Florida, come promesso in uno dei suoi tweet a fine maggio scorso. L'occasione è ghiotta per Guy Verhofstadt, l'ex premier belga che capeggia l'ALDE, l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa. Gli Stati Uniti, una volta leader del mondo libero, hanno bisogno di un presidente che prenda posizione contro i bigotti di estrema destra divisivi e pieni d'odio. Se continua così, come sta facendo Trump, spingendo contro gli europei in un modo in cui non sono abituati, è probabile che il rapporto da qui a 4 anni divenga ancora più divisivo. Ma una cosa che gli europei dovrebbero tenere a mente è che quando George W. Bush si è candidato per il secondo mandato, questo è stato molto diverso dal primo, in special modo in riferimento al rapporto con gli europei. Non è così impossibile che Trump possa fare qualcosa di diverso, ha spiegato l'analista Peter Chase. Le lancette del conto alla rovescia avviato dall'Iran per tornare ad arricchire le proprie riserve di uranio hanno messo in fibrillazione gli europei, che tentano di non animare troppo il dibattito intorno alla questione, cercando di preservare l'accordo sul nucleare del 2015. A complicare rapporti e questioni, l'incidente delle due petroliere a largo dell'Oman e la serie di guerre commerciali che Trump apre a ripetizione. Non saranno 4 anni facili.